Buonasera da Sulmona. Oggi venerdì 15 aprile 2022, dopo due anni di forzato silenzio, tornano i riti della Settimana Santa a Sulmona. Riti che sono ormai secolari. Pensate che questa è la 195esima edizione della processione del Cristo Morto organizzata dai Trinitari, i quali il 13 aprile del 1827 ereditarono questo rito funebre dalla Congrega dei Nobili che aveva la sede nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, chiesa dei Gesuiti costruita a Sulmona nella seconda metà del 600. Le note che state ascoltando, le note che segnano il ritorno ad una normalità auspicabile, è la marcia funebre composta nel 1900 dal maestro Alberto Villa, maestro siciliano, in memoria di re Umberto I che fu assassinato a Monza in un attentato. In seguito, con alcune modifiche melodiche, il brano ebbe una nuova denominazione, Una lacrima sulla tomba di mia madre. Per ragioni ovviamente sanitarie, quest'anno il corteo avrà un tracciato del tutto diverso. Si eviterà di passare nei vicoli del centro città, del centro storico, mentre toccherà la processione soltanto le strade principali, quindi uscendo dalla chiesa della Trinità si inoltrerà lungo il corso Video per raggiungere i giardini pubblici, tornare indietro, percorso intero del circuito di Piazza Garibaldi, ritorno in corso Video e rientro dopo il passaggio nella quinta spettacolare della Chiesa dell'Annunziata, nella chiesa sede della Trinità, quindi la chiesa della Santissima Trinità. Inquadrato in questo momento è il tronco, opera del Settecento, è una croce vacua rivestita di velluto color cremisi e ornata di tralci d'argento a simboleggiare nella croce del supplizio di Gesù Cristo l'albero da cui è fecondata la vita. Dal Vangelo di San Giovanni, io sono la vita, voi i tralci. La croce è stata realizzata nel 1750 dall'artigiano sulmonese Nicola Gizzi. A seguire il tronco che è scortato da un quadrato di lampioni, la sequenza delle luminarie. Il rito di quest'anno sarà dedicato alla pace e per meglio scandire il concetto, le consorelle trinitarie indosseranno un rametto di ulivo
posto nel medaglione sul petto. Vedete come pian piano i portatori dei lampioni cominciano a snodare il corteo lungo il corso Ovidio di Sulmona. Siamo nel cuore del centro storico, mentre tutte le altre figure che compongono questo rito secolare cominciano pian piano a prepararsi per entrare in corteo. Presente alla cerimonia sarà anche il gonfalone della città di Sulmona, che si fregia della medaglia d'argento al valor militare. Accanto al gonfalone, che viene scortato ovviamente dai vigili urbani, il sindaco della città Gianfranco Di Piero, la senatrice Di Girolamo, poi il presidente del consiglio comunale, gli assessori, un po' tutta quanta l'amministrazione comunale, che ritorna ovviamente a riapproparsi insieme a Sua Eccellenza il Vescovo Michele Fusco di questo rito, ripeto, secolare per la città di Sulmona, perché la Settimana Santa rappresenta un insieme che poi si conclude domenica mattina con la tradizionale Corsa della Madonna in Piazza Garibaldi. Dobbiamo dire che il ritorno alla normalità ha fatto confluire a Sulmona numerosissimi turisti, e questo è un segno davvero di ripresa, un segno di speranza, e tutto quello che ci vuole per uscire dalle secche di questa pandemia. In questo momento, come vedete, la bara del Cristo esce dalla Chiesa della Trinità. La bara è di autore ignoto, sicuramente è dello stesso periodo del tronco, di straordinaria bellezza, soprattutto per la fattura. Sono i quattro angeli d'argento con i simboli della Passione posti agli angoli della bara. Il Cristo è circondato da garofani rossi e sono otto i portatori che hanno l'onore di poter portare a spalla la bara, dandosi ovviamente il cambio. Sono sagrestani d'onore che vengono sorteggiati nel pomeriggio di lunedì. Ascoltiamo il Vescovo Michele Accenzo. Suggestive le parole del Vescovo di Sulmona Valva, Monsignor Michele Fusco.
Dicevo già che questo rito, il rito di quest'anno è dedicato alla pace. È una parola che in questi giorni ricorre sempre più spesso e che ci auguriamo che possa diventare una realtà anche e soprattutto per quelle aree in cui la guerra sta facendo lutti di innocenti. Nell'aria cominciano a risuonare le note del miserere. Per tradizione, il miserere degli anni pari è quello del maestro Federico Barcone, mentre negli anni dispari il coro si esibisce con le musiche del maestro Raffaele Scotti, maestro aquilano. Una nota particolare anche di commozione, questa è la prima processione alla quale non partecipa il maestro Concezio Barcone, che è il nipote del maestro Federico Barcone, autore del Miserere che il coro canterà quest'anno. Il coro, anche quest'anno per ragioni di carattere sanitario, non sfilerà più nelle tradizionali file composte da 7 coristi, ma da file composte da 5 coristi. Purtroppo sono delle rivoluzioni che sono state concordate con le autorità sanitarie e con l'amministrazione comunale proprio per evitare qualunque possibilità di diffusione del contagio. Pensate che tutti quanti i componenti della processione si sono dovuti sottoporre al tampone proprio per garantire il massimo della sicurezza. La liturgia del Venerdì Santo è connotata dal canto del Salmo biblico 50 di Davide. In particolare i versetti, come quelli che stiamo ascoltando, Miserere mei Deus, secundum magnam, misericordiam tuam, abbi pietà di me, o Dio, per la tua grande misericordia. Il coro si compone normalmente di un centinaio di cantori, in alcuni anni è arrivato anche a contare 120 unità. Il coro ovviamente ha una fase di preparazione che dura un paio di mesi, nel corso della quale vengono affinati i 4 versetti della liturgia, del Salmo, che vengono poi cantati. Il coro si compone di 3 sezioni canore, i tenori primi, i tenori secondi e i bassi. Thank you.
straordinario e significativo è l'ondeggiare compatto al sincrono di tutti quanti i cantori e il cosiddetto struscio è il passo cadenzato che tutti quanti i componenti del coro, ma anche gli altri personaggi che prendono parte al rito funebre, mantengono per tutta quanta il tutto quanto il tracciato della processione, anche e soprattutto per tenere il tempo. E questo ondeggiare ha caratterizzato in maniera straordinaria il rito funebre di Sulmona. Da rilevare anche il camice cremisi, che è proprio dei trinitari, con la pettorina bianca e il cordone ai fianchi. Ovviamente non è una prerogativa dei trinitari di Sulmona, perché ovviamente questa confraternita, questa arciconfraternita è legata alle confraternite a livello nazionale. Vi segnalo proprio la compattezza del coro che ondeggia in maniera straordinaria. Ed ora fanno il loro ingresso in processione i piccolissimi che recano i maggiori simboli della passione di Cristo, dalla croce alla scala, ai chiodi, al martello e tutto quello che ovviamente è simbolo maggiore della crocifissione. State per ascoltare l'Amplius, che è il secondo dei versetti. Amplius lava me ab iniquitate mea et a peccato meo munda me. Nel profondo lavami dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato. Il terzo versetto è il tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut justificeris in sermonibus tuis et vincas cum judicaris. Contro di te solo ho peccato e quel che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, per questo sei giusto nel tuo giudizio. Immagini di una straordinaria suggestione, il segno del dolore di questo uomo che si è immolato per la salvezza del genere umano, che ha dato la propria vita soffrendo, che è morto in croce, per poi risorgere domenica mattina, e Sulmona festeggerà la resurrezione del Cristo con un'altra suggestivissima iniziativa, che è la Madonna che scappa in piazza a seguire la bara del Cristo, del Figlio che si è sacrificato per il genere umano, per salvare l'uomo dal peccato. È il stupendo simulacro della Madonna, il cui dolore è rappresentato in questo pugnale che è infisso nel petto, nel costato, nel cuore. È la madre di tutte le madri, è la madre che ha perso un figlio, è una madre il cui dolore non è più sopportabile. Come vi dicevo, questa è la processione dedicata alla pace,
ed ora vedremo le consorelle che sfilano con un rametto di ulivo fissato al petto, alla medaglia che portano sul petto. Come da tradizione, la processione del Venerdì Santo a Sulmona sarà chiusa dalle autorità civili e militari e speriamo che questa Pasqua che oggi ricomincia con la processione del Cristo morto, ricomincia a riprendere sembianze di normalità, possa davvero segnare la fine non solo di una pandemia che ha sconvolto e squassato il mondo, ma anche e soprattutto possa segnare il ritorno alla pace in tutte quelle aree del pianeta che purtroppo oggi sono ancora sotto il fuoco, sono in guerra, una guerra che sta facendo vittime innocenti, soprattutto bambini, soprattutto persone disarmate. Come dicevo, il corteo viene chiuso dal convalone della città di Sulmona, seguito dalle autorità cittadine, il sindaco con la fascia tricolore, alla sua destra Gabriella Di Girolamo, senatrice, il presidente del Consiglio Comunale con la fascia rossa e oro, e poi a seguire anche gli assessori, le forze di polizia e non ultimi, come sempre, i volontari che svolgono sempre un'opera molto molto apprezzata, un'opera che la città riconosce tra le sue prerogative più belle. Fabio Maiorano vi saluta per Rete 8, le immagini sono di Marco Prosperini, è tutto da Sulmona.